Dopo più di 2 anni non felici si impone sicuramente il rilancio, lo sviluppo delle imprese. Con quali misure? Noi in queste giornate presenteremo le misure che gestisce Invitalia, quindi dal Resto al Sud, a Smart Start, a Nuove Imprese a Tasso Zero, a Cultura Crea, quindi tutto quel pacchetto delle misure agevolative gestite da Invitalia sarà occasione della giornata di oggi per poterle presentare in questa bellissima sede di Agrigento. Noi in realtà siamo un soggetto gestore ed attuatore di misure. Abbiamo sicuramente le idee chiare perché vorremmo continuare a puntare soprattutto sulle competenze delle persone. Per noi, la competenza, coerente rispetto all'attività da realizzare, rispetto ai ruoli che ciascuno dei membri del team di un'impresa ricopre nella conduzione di un'iniziativa, è il punto focale, il punto di partenza. Poi viene tutto il resto, e tutto il resto sicuramente è da ricondurre alla capacità di offrire prodotti, servizi o soluzioni in grado di poter soddisfare in maniera adeguata bisogni o risolvere problemi attualmente non risolti da competitor che comunque sono sempre presenti all'interno del mercato scelto, del mercato di riferimento. Capita spesso, e ritorno sempre sul concetto delle competenze, di trovarsi di fronte a persone, ad aspiranti imprenditori o beneficiari di queste agevolazioni gestite da Invitalia e avere questo tipo di affermazione. Non abbiamo competitor, siamo gli unici a farlo. Questa affermazione è un po' un emblema di una non consapevolezza di ciò che significa fare impresa. Avere la possibilità di inserire la propria attività in un mercato significa anche aver fatto adeguatamente conti con quello che sarà il contesto competitivo, il campo di battaglia, proprio per stressare un pochino il concetto. Siamo lieti di ospitare e condividere questa iniziativa che aiuta, stimola l'imprenditorialità negli studenti siciliani perché questo territorio ha bisogno di questi giovani che sono i nostri veri valori, i nostri veri talenti. Come diceva lei giustamente, dobbiamo incardinarci su nuove strategie, su strategie più innovative, più imprenditoriali, attraverso le quali rilanciare il nostro patrimonio culturale e non solo quello. Assoimpresa, Invitalia insieme, proprio come diceva lei, per lo sviluppo delle imprese, stiamo cercando di andare in tutte le città siciliane per promuovere parecchie misure agevolative che vanno incontro all'esigenza del territorio, soprattutto dei giovani, ma anche delle imprese, per cercare di promuovere delle finanziamenti che possono in qualche modo aiutare sia gli imprenditori, ma aiutare anche i giovani per nuove attività imprenditoriali.